Questo è il concept di magico, quindi magia personale, ecco, ricordarsi e soprattutto tenere bene presente che, come dire, c'è di più, c'è qualcosa di, come dire, molto più grande, molto più importante che, appunto, ripeto, le cose un po' spicce, che magari è bello mettere nelle canzoni rap, però in realtà durano poco, ecco, non è tanto quella la soluzione. No, penso no, ci sono stati degli anni in cui ero meno motivato di altri. Perché comunque siamo esseri umani, non siamo appunto robottini, cioè non è che andiamo come il coniglietto della Dura, cioè che ci girano la rotella dietro, andiamo dritti, cioè comunque siamo esseri umorali. Però persa no, no, se l'avessi persa mi sarei messo a fare altro. Quando sono stato meno motivato, diciamo che, sai, a volte si danno per scontate certe fortune che abbiamo. E invece un'altra delle cose che ho imparato in questi 2 anni di grande introspezione è stata praticare la gratitudine, essere grato per quello che ho. Comunque faccio un lavoro meraviglioso, ho uno zoccolo duro, che più che duro è marmoreo, perché mi serve proprio in maniera molto molto assidua. E quindi sono molto grato per queste cose, sono grato per la mia carriera, sono grato per tantissime fortune che ho. Quindi sì. No, diciamo, non si è mai spenta la fiamma. Ecco. La copertina, secondo me, è assolutamente rappresentativa perché del concept di tenere accesa la fiamma e seguire la tua stella, e seguire la tua, come dire, tenere la luce accesa, perché il ragazzo nella copertina, sono io, quando ho iniziato a fare questa musica. Appunto, la stanza non è molto illuminata per un motivo, nel senso, appunto, c'è questa luce che entra dalla finestra, ma soprattutto c'è il poster sulla parete, che è quello che volevo diventare, no? Anche inconsapevolmente, però comunque quello era l'alter ego, l'avatar, il supereroe che stavo creando, no? E quindi quel ragazzo sono io, però al tempo stesso può essere chiunque abbia bisogno di trovare il suo avatar oppure la sua passione, qualsiasi cosa porti luce in quella stanza. Quindi sono io, però al tempo stesso possiamo essere tutti. Beh, dipende cosa intendi per rime. Quello che intendo io quando dico ho fatto di tutto per queste rime, intendo ho sacrificato, cioè per dirla un po' drammatica, comunque nel senso ho dato tutto quello che avevo per fare la mia cosa al meglio. Io intendo questo. E quindi non c'è niente che non farei o che non avrei fatto, cioè anche riguardandomi indietro. Perché penso che devi essere disposto a fare qualsiasi cosa, appunto, se credi in quello che fai. Quindi no, non c'è niente che non farei per fare il miglior album possibile o per fare la migliore canzone possibile. Se invece mi parli, che ne so, di mercato, di successo commerciale, di successo economico, piuttosto che, ci sono tante cose che non farei per quello, ma di base non le faccio già adesso, ecco. Diciamo che è un po' la scala dei valori che decidi di darti tu. Però per quello che riguarda le mie rime, proprio in senso proprio specifico, cioè proprio il mio craft, la mia arte, il mio mestiere, non c'è niente che non farei. Beh, ai tempi, nel 2004, quello che facevo dalla mattina alla sera era freestyle, erano battaglie sul palco. Quindi, probabilmente l'approccio era molto più da battaglia, era molto più da rapper da battaglia, no? Quindi forse c'era molto più la punchline, o comunque una propensione alla punchline, anche se in realtà, cioè, in pezzi, cioè, nei pezzi del mio primo album, Mondo Marcio, in certi pezzi c'erano tante punchline, in certi altri no. Quindi, un pezzo come Show Off, in realtà, al di là del timbro di voce, che chiaramente adesso è più profondo, avrei potuto scriverlo anche, tra virgolette, 20 anni fa, perché è un pezzo da battaglia, no? Quindi, dipende dalle canzoni. Sicuramente quello che ti posso dire è che un pezzo come Mezzanotte, un pezzo come Allo Specchio, un pezzo come Scema, perché comunque un certo tipo di relazioni non potevo averle vissute, ecco, cioè pezzi di questo tipo non avrei mai potuto scriverli a 20 anni, perché non avevo vissuto certe cose. Jam è uno dei rapper più stilosi che abbiamo in Italia, forse il più stiloso. Rispetto molto Jam perché con lui condivido il fatto di, un po' come dicevamo prima, non seguire i trend, ma fare propri i trend. Cioè, lui è uno molto molto attuale, però è sempre Gemitaiz. E lo riconosci come rapper, per le basi che usa, eccetera. Però è molto attuale, e questa cosa qua la rispetto, ecco.
avevamo già collaborato in passato e appunto essendo magico che parla di tenerti la tua fiamma vicina, tenerla accesa, la mia fiamma e penso anche la sua è la musica e quindi volevamo far vedere nel pezzo che siamo, cioè che la fiamma brucia molto alta, brucia molto accesa, ecco, quindi magico parla di quello. Vabbè, sai, un ruolo ce l'hai volente o nolente, quindi tanto vale scegliertene uno che ti piace. Ma penso che nei miei album puoi trovare sempre quello che non trovi negli altri, che può sembrare banale, ma non lo è per niente, nel senso perché comunque, cioè, trovi sempre in qualche modo un'alternativa a dei contenuti che spesso magari si ripropongono un po' ciclicamente, no? E come ruolo non lo so, è particolare perché in qualche modo sono un po' un middle child, no? Per dirlo alla J. Cole, perché comunque non sono vecchia scuola come potresti dire dei, che ne so, dei Cole piuttosto che di Sottotono, piuttosto che altri, però non sono neanche tra le nuove leve, sono un po' in mezzo. Comunque la gente mi paragona ai Guè, ai Marra, eccetera, però hanno tutti quasi 10 anni più di me. C'è questa percezione di successo che viene data molto da questa patina di jet set, no? Dipende in che chiave la vedi, cioè dipende co come la vedi, cioè dipende co su cosa basi il tuo successo, o meglio, cioè dipende qual è la tua scala di valori per dire che un artista è di successo oppure no. Cioè, per me un artista di successo è, che ne so, un Caparezza, piuttosto che un Bruce Springsteen, cioè capisci, è qualcuno che passa tutta la sua vita a fare quello che ama, a fare sold out e a dire qualcosa e a lasciare un'eredità artistica nelle sue canzoni. Non è il tipo che flexa i pezzi da 20 su Instagram, capito? Piuttosto che il tipo che c'ha la scarpa con l'autografo. Poi è stilosa e mi piacciono anche a me, ci mancherebbe, però dipende da qual è la tua scala di valori. Comprensibilmente, nel senso, un ragazzo di 16, 20, 20 qualcosa anni viene affascinato dal flexing e dal jet set, dai follower, eccetera. Però è anche, come dire, anche una fiamma che si esaurisce molto in fretta. Quindi non sono mai stato particolarmente attirato da questo. Pensavo di aver individuato la mia demografica tra i 18 e i 24 circa, alcuni anche qualcosa di più. Però in realtà quest'estate c'erano tanti, tantissimi bambini in prima fila ai concerti. Non so se è stato il Covid, non so se il cambio generazionale è una roba che non puoi controllare, sicuramente è una roba che non puoi controllare, non so il motivo esatto, però c'è stato un ricambio ed è una cosa molto positiva. Beh, sicuramente non ho il pubblico di Sfera, nel senso, cioè sicuramente non ho il pubblico di Blanco, eccetera, eccetera, questo è evidente. Quello che so come attitudine dei miei seguaci è che comunque sono tutte persone che vengono rese più forti dalle cose che dico. Cioè, chi ascolta Mondomarcio non necessariamente per permettersi una roba divertente da mettere su con gli amici e ballare, mi ascolta per sentirsi capito, perché parlo di cose che non senti spesso nelle canzoni. Cioè, la risposta più onesta è che ho smesso di farmi aspettative anni fa. Cioè, un po' a livello personale, perché comunque sai, quando ti aspetti così tanto, in generale nella vita, ma anche a livello professionale, mi trovo molto meglio, trovo che sia molto più utile in generale dare il massimo, e quando hai dato il massimo dare ancora di più, però questo a prescindere da quello che la gente ti dirà, che non significa chiudersi in te stesso, cioè comunque il confronto cerco di averlo il più possibile, specialmente negli ultimi anni più che nei primi. Cerco di far ascoltare il più possibile le mie cose a persone affidate, eccetera. Quindi il confronto è molto importante, però come dire, la gratificazione piuttosto che il sentirsi approvati, il sentirsi. No, quello cerco di farlo arrivare molto dopo, ecco, non ho aspettative quasi mai di nessun tipo quando faccio un progetto. Cerco di fare la cosa migliore che posso, assolutamente.